La diffusione di energie rinnovabili per la produzione di elettricità comporta importanti problematiche. Inserire nei sistemi energetici alte percentuali, per esempio, di solare o di eolico è complicato, data la loro, variabilità. Nello specifico, i pannelli solari producono elettricità solo quando brilla il sole e le pale eoliche lo fanno solo quando soffia il vento. Dato che l'elettricità non può essere prodotta in anticipo, ma deve necessariamente essere immessa nel sistema a domanda, questo complica la gestione del sistema elettrico. È infatti inconcepibile che un paese possa smettere di produrre elettricità perché non c'è abbastanza sole o il vento non soffia abbastanza forte. Inserire un'alta percentuale di rinnovabili richiede quindi lo sviluppo di un sistema di riserva che possa entrare in atto nel momento in cui le rinnovabili falliscono. In questo paper che ho coautorato con Francesco Vona e David Popp, usiamo dei dati storici sull'installazione di centrali elettriche nei paesi OCSE per farvi vedere come lo sviluppo delle rinnovabili sia andato di pari passo con lo sviluppo di tecnologie fossili a risposta veloce, e in particolar modo il gas. Vi facciamo vedere che appunto più pale sono state costruite e più pannelli solari sono stati messi sui tetti in quei paesi dove appunto si è investito nei fossili. Le problematiche che affrontiamo in questo paper non sono nuove ai gestori del sistema elettrico, ma sono state solo marginalmente portate all'attenzione del pubblico. Vi facciamo vedere che queste problematiche avranno un impatto importante sulle strategie di sviluppo del sistema elettrico future, che sono fondamentali per decarbonizzarlo e per perseguire lo sviluppo sostenibile. L'articolo ha attirato l'attenzione della stampa statunitense, è stato citato dal Washington Post e dallo Houston Chronicle. Dateci un'occhiata anche voi. Sono Elena Verdolini della Fondazione Enrico Mattei.